Buongiorno a tutti, bentornati nel nostro programma. Oggi passiamo al dolce. Abbiamo pensato di fare una saga rivisitata alla Garzon. Iniziamo. Allora, per la preparazione della nostra saga, gli ingredienti sono 400 g di tuorlo, 400 g di zucchero, 500 g di olio di semi di girasole, 450 g di farina di mandorle e poi, non mi ricordo. Sei sempre il solito. Allora, 180 g di cacao, 30 g di lievito, 500 g di albumi e come aroma abbiamo deciso di mettere della scorza d'arancia, pulita o lavata, entrambe. Entrambi due. Poi, aspetta. Essendo la nostra una saga rivisitata, la farcitura non con la marmellata al ricocchio ma d'arance. Esatto. E poi vabbè, questo è il cioccolato per fare la glassatura. Allora, cominciamo. Vai, mentre tu fai io. Va bene, aspetta. Allora, inizialmente si montano i tuorli. Qua spostiamo però. Mettiamoci un po' più di vino. Quello di zucchero. Prendi uno delle cadenze. Iniziamo a montare lo zucchero con i tuorli. Allora, la consistenza adatta è questa. Vedete quando nastra? Così vuol dire che è montato bene. Adesso aggiungiamo l'olio di semi a filo. Allora, l'olio è stato incorporato per bene, vedete, nastra ancora. Ancora meglio. Mi prendi l'altra burma, a te che è più capiente? Il forno qua come funziona? Il forno ora lo aggiusto io, stai calmo. Versa. Dai, giù. Bello, madre, però se... Allora, adesso la seconda parte della ricetta consiste nel incorporare tutti gli ingredienti secchi. Si chiamano i secchi. I famosi secchi, bella secco. Quindi abbiamo la farina di mandorle, il lievito e il cacao. Allora, adesso li amalgamiamo bene insieme. Sì, infatti molto bianchi intanto. Adesso uniamo il composto secco alle uova montate con lo zucchero e l'olio e si incorpora dal basso verso l'alto, perché quando una cosa è montata si incorpora sempre dal basso verso l'alto. Per non farlo smontare. Sì. Ora montiamo gli albumi a neve. Questo lo tolgo. Thank you. Very much. Anche questo. E dopo. Edoardo, questo è pronto. Eccolo. Io arrivo. Porto questo a pulire. Allora, Matteo, mi viene a dare una mano per favore? Sì. Allora, adesso aggiungiamo i bianchi all'interno del composto. Vai, albumi. Ah! Davvero, un po' per volta. Vanno aggiunti sempre dal basso verso l'alto. È bellissimo il rumore che fanno. Cioè. Allora, amalgamate per bene l'albume con il composto di cioccolato. Io intanto prendo il cioccolato che lo preparo per la glassa finale. Allora, infine grattugiamo la scorza di un'arancia. Allora, il composto è pronto. Matteo, mi avvicini per fare la tortiera. Allora, dimmi la mano.
Ma quando versate i composti dentro le tortiere, non devono mai, quelli che devono lievitare, non devono mai superare i due terzi dell'altezza della tortiera. Abbiamo la tortiera, procediamo a infornare. Forno preriscaldato a 180 gradi e la cottura è di circa 35 minuti. Adagiamo e via. Sì. Nel frattempo che la torta cuoce in forno, prepariamo la glassa per la Sacher. Mettiamo 150 ml di acqua, 75 g di zucchero e mettiamo nel fuoco. Ora aggiungiamo il cioccolato e lasciamo sciogliere piano piano. Allora, qui abbiamo messo in un pentolino la marmellata di arance con un goccio d'acqua per renderla più morbida e più spalmabile. Allora, questa è la consistenza che deve avere la glassa. Spengiamo il fuoco e la lasciamo. Aspettiamo che si cuocia la torta. Bruciati, mi raccomando. Il bruchio. Voilà. Allora, togliamo la nostra cerniera, attenzione. E voilà. Procediamo a farci la torta. Ecco. Venga. Allora, per la direzione prima sto. Piano. Piano. Trattala bene. Ma che sto calmo. Allora. Procediamo con la farcia. Ora procediamo a glassare la saga. Dove vieni un attimo qui. Aiuta verza, verza. Sì, tu versa e io sbalmo. Tu spalmi e io verza. Verza? Spalmato così. Dai. Verza o cavolo? Dai, piano piano. Bello così. Vai aprire, su. Finita là dentro? Facciamo un po'. Peccato. Adesso che abbiamo glassata, la mettiamo in frigo per 5 minuti così si rapprende per bene. Allora, questa qui è la torta finita, la nostra saga. Vedete, glassata per bene, lascia un po' a desiderare l'estetica. L'estetica, ma diciamo che nel complesso è andata molto molto bene. Sentiamo il gusto, dai. Esatto, speriamo che sia andato bene. Lui oggi è il flemma, il grandissimo flemma. Speriamo che sia andata bene anche questa puntata, che vi sia piaciuta. Noi siamo molto contenti del vostro riscontro e speriamo che continuate a commentare, a mettere mi piace e a condividere i nostri video. Yeah.